Carissimi, questo video per annunciarvi le ultime due date in programma, prima di una lunga sosta dovuta anche a qualche riflessione personale. Il 27 luglio sarò a Potenza Picena, all'Auditorium Scarfiotti, alle ore 21, per presentare il nuovo libro Il Milite Ignaro, e due giorni dopo sarò vicino a Jesi, quindi di nuovo nelle Marche, e per diciamo le coordinate più precise rimando alla descrizione sotto questo video. Dicevo, poi mi fermo per un po', anche perché è veramente complicato organizzare cose in questo periodo in cui tutti pensano soltanto a fuggire, a evadere, a non riflettere, salvo poi alla prossima emergenza chiamarci nelle piazze per dare sostegno alle persone che di colpo si scoprono di nuovo attiviste con le spiagge alle spalle. C'è anche da dire che spesso mi imbatto in situazioni difficili all'interno di questo ambiente, diciamo così, antagonista e controcorrente, situazioni legate a persone che sembrano spesso essere diciamo contro il sistema soltanto perché non vogliono accettare nessun tipo di regola e vogliono vivere la propria vita in maniera totalmente indipendente e autonoma, cosa che è giusta, ma non nel senso del rifiutare le regole a priori. È giusto discuterle, perché è tanto sbagliato accettarle passivamente quanto però rifiutarle a prioristicamente e in modo appunto così diciamo automatico. E questo porta spesso a difficoltà di comprensione o a difficoltà nelle decisioni, nella progettazione degli eventi e di tutto il resto. E francamente sono un po' stanco, perché è importante che ognuno faccia anche qualche riflessione su di sé e cerchi di capire che cosa non funziona e come può continuare a crescere in quella che è l'ottica sempre più forte dentro di me, cioè che tutto ciò che ci accade di fatto non è altro che occasione di crescita. Quindi ricordo a tutti queste ultime due date e niente, per qualsiasi cosa sapete dove trovarmi sui miei social. Invito il più possibile a entrare all'interno, unirsi al canale Telegram, perché di fatto è il più aperto, è quello che sta raggiungendo più effettivamente più persone, canale che trovate cercando su Telegram l'username chiocciola Pietro Ratto, tutto attaccato. Ancora una buona giornata e insomma arrivederci a presto.